Ciao ragazze, eccomi a voi con questo nuovo progetto. Oggi insieme realizziamo il fior di pesco. Alcune di voi mi hanno chiesto come realizzarlo. Io però ho pensato questa volta di realizzarlo sempre con il punto Tunisi. In uno dei miei manuali c'è il fior di pesco, ma l'ho realizzato con i punti normale, il punto basso, il punto alto. Mentre questo ho voluto proprio realizzarlo col punto Tunisi perché ho visto che si è adatta anche per questo fiore. Il materiale che ho utilizzato è il cotone rosa numero 5, il cotone verde numero 5 e il cotone rosso numero 5. Uncinetto numero 1,25. Questi sono i pistilli che ho utilizzato, rossi proprio adatti per il fiore, rocchetto verde, ferretto, questo qui da 0,40, gutta perca marrone, tronchesina e forbice. Benissimo, ora possiamo passare al procedimento. Con il cotone rosso lavoro 6 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Chiudo il cerchio con una maglia bassissima. Nel cerchio lavoro 10 maglie basse, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Entro nella prima maglia iniziale e chiudo con una maglia bassissima. Ora lavoro 2 catenelle, 1 e 2. Salto una maglia di base, entro nella seconda e realizzo una maglia bassa. Nuovamente 2 catenelle, 2. Salto una maglia di base, entro nella seconda e realizzo una maglia bassa. In questo modo ottengo dei piccoli fori, quindi ora ne ho già due. Nuovamente 2 catenelle, salto una maglia di base, entro in quella successiva e realizzo una maglia bassa e ho tre fori. 2 catenelle, salto una maglia di base, entro in quella successiva e lavoro una maglia bassa, 2 catenelle, entro nel primo foro in modo da congiungermi e chiudo con una maglia bassissima. Quindi ho ottenuto così 5 piccoli fori. Tiro il filo, taglio, faccio il nodino. Con il cotone rosso ho finito. Ora prendo il cotone rosa. Lo entro in uno degli archetti che ho realizzato. Prendo il filo rosa e chiudo. Ora comincio a lavorare con il punto Tunisi.
Quindi realizzo 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4. Salto la prima catenella, entro nella seconda, prendo il filo e lo estraggo. Catenella successiva, entro, prendo il filo e lo estraggo. E ho 3 asole sull'uncinetto. Me ne servono 4, quindi la quarta vado a prenderla qui nel foro. Prendo il filo, faccio passare e ho 4 asole sull'uncinetto. Filo sull'uncinetto e faccio passare attraverso uno per chiudere il primo punto. Filo sull'uncinetto, passo attraverso 2, filo sull'uncinetto, passo attraverso 2, filo sull'uncinetto, passo attraverso 2. E ho ottenuto così la prima riga. Ogni petalo è formato da 5 righe, quindi ora ne realizzo altre 4. Parto con la seconda. Entro nella barretta della riga precedente e prendo il filo. Entro nella barretta e prendo il filo e ho 3 asole. Entro nel foro e prendo la quarta. Filo sull'uncinetto e chiudo passando attraverso un'asola. Filo sull'uncinetto, faccio passare attraverso le 2 asole. Filo sull'uncinetto, faccio passare attraverso 2. Filo sull'uncinetto, faccio passare attraverso 2. E ho realizzato la seconda riga. Riparto con la terza. Entro nella barretta e prendo il filo. Entro nella barretta e prendo il filo. Entro nel foro rosso e prendo la quarta asola. Filo sull'uncinetto, faccio passare attraverso uno. Filo sull'uncinetto, faccio passare attraverso due. Filo sull'uncinetto, faccio passare attraverso due. Filo sull'uncinetto, faccio passare attraverso 2. Quarta riga, entriamo nella barretta e prendiamo il filo. Entriamo nella barretta e prendiamo il filo. E abbiamo 3 asole. Entriamo nel foro, quarta asola, filo sull'uncinetto, passiamo attraverso 1. Filo sull'uncinetto, passiamo attraverso 2 asole, filo sull'uncinetto, passiamo attraverso 2, filo sull'uncinetto, passiamo attraverso le ultime 2. Ripetiamo, entriamo nella barretta e prendiamo il filo. Entriamo nella barretta e prendiamo il filo. Entriamo nel foro e prendiamo il filo. Filo sull'uncinetto, facciamo passare attraverso un'asola. Filo sull'uncinetto, facciamo passare attraverso 2. Filo sull'uncinetto, facciamo passare attraverso 2. Filo sull'uncinetto, facciamo passare attraverso 2. E poi dobbiamo rifinire questo lato in modo da ricongiungerci al cerchio iniziale. Quindi ora realizziamo 3 maglie bassissime utilizzando le asole posteriori. Una, due, tre. Per chiudere il petalo rientriamo nuovamente nel foro e facciamo una maglia bassissima. E il primo petalo è pronto, ma non ultimato, eh? Prima dobbiamo realizzare tutta la corolla e poi rifinirla. Quindi ora entriamo con l'uncinetto nel foro successivo, prendiamo il filo, tiriamo e chiudiamo in modo da bloccare l'inizio lavoro. E poi facciamo lo stesso procedimento, 4 catenelle, 1, 2, 3
e 4. Saltiamo la prima, entriamo nella seconda e prendiamo il filo. Entriamo nella catenella successiva e prendiamo il filo. Entriamo nel foro per prendere la quarta asola. Filo sull'uncinetto, passo attraverso 1, filo sull'uncinetto, passo attraverso 2 asole, filo sull'uncinetto, passo attraverso 2, filo sull'uncinetto e passo attraverso 2. Nuova riga, entro nella barretta e prendo il filo. Barretta successiva e prendo il filo. Entro nel foro e prendo la quarta asola. Prendo il filo e faccio passare attraverso la prima. Prendo il filo, passo attraverso 2. Prendo il filo, passo attraverso 2. Prendo il filo e passo attraverso 2. Nuova riga, entro nella barretta e prendo il filo. Barretta successiva e prendo il filo. Entro nel foro e prendo la quarta asola. Filo sull'uncinetto e passo attraverso 1. Filo sull'uncinetto, passo attraverso 2. Filo sull'uncinetto, passo attraverso 2. Filo sull'uncinetto, passo attraverso 2. Entro nella barretta e prendo il filo. Entro nella barretta e prendo il filo e ho 3 asole. Entro nel foro e prendo la quarta. Filo sull'uncinetto e passo attraverso la prima. Filo sull'uncinetto, passo attraverso 2. Filo sull'uncinetto e passo attraverso 2. Filo sull'uncinetto e passo attraverso 2. E ho 1, 2, 3, 4 righe, ancora una. Entro nella barretta e prendo il filo. Entro nella barretta. Entro nella barretta e prendo il filo, entro nel foro e prendo la quarta asola. Filo sull'uncinetto, passo attraverso 1, filo sull'uncinetto, passo attraverso 2, filo sull'uncinetto, passo attraverso 2, filo sull'uncinetto, passo attraverso 2. E ho le 5 righe. E ora rifinisco il petalo con 3 maglie bassissime lavorate nell'asola dietro di ogni punto. Una, due, e tre, e chiudo il petalo con una maglia bassissima. E anche il secondo è pronto. E ora procedo nel realizzare anche gli altri 3 con lo stesso procedimento. Quindi ricordate di passare nel foro Ecco pronti tutti i successivo. 5 petali. Ora dobbiamo rifinirli. Bene, ora passiamo con l'uncinetto qui sul lato del primo petalo e realizziamo 3 maglie basse. Una, due, e 3. Nel punto successivo, ora siamo qui sul bordo in alto, realizziamo una maglia bassa. Nel punto successivo, 2 maglie alte nello stesso punto. Una e due. Nel punto successivo una maglia bassissima e una catenella. Poi nuovamente 2 maglie alte nello stesso punto. Una e due. E nel punto successivo una maglia bassa. Poi dobbiamo rifinire il lato, quindi pieghiamo il petalo successivo e qui dobbiamo lavorare delle maglie bassissime per ricongiungerci al punto iniziale, sempre 3. E il primo petalo
è rifinito. E ora passiamo all'altro. 3 maglie basse. Una, due, e tre. Poi una maglia bassa. Nel punto successivo, 2 maglie alte, nello stesso punto, mi raccomando. Nel punto successivo, una maglia bassissima e una catenella. Punto successivo, ancora 2 maglie alte, nello stesso punto. E 2 e finiamo con una maglia bassa. Pieghiamo l'altro petalo, così lavoriamo meglio, e rifiniamo il lato con 3 maglie bassissime. Una, due e 3. E 2 petali sono rifiniti. Procedo con un terzo, 3 maglie basse su questo lato, una, due, tre. Poi una maglia bassa, 2 maglie alte nello stesso punto, una e due. Una maglia bassissima e una catenella. Punto successivo, 2 maglie alte nello stesso punto. E concludo con una maglia bassa. Piego il petalo successivo in modo da lavorare bene qui. E su questo lato 3 maglie bassissime. Lavorate sull'asola dietro. E sono 3. E ora proseguo anche con gli altri due petali. Finito. Di rifinire tutti i 5 petali, taglio il filo e faccio il nodino. E il primo fiorellino è pronto. Di questi naturalmente dovrete farne tanti per realizzare vari rami. Ecco, ora prendiamo il cotone verde per la fogliolina. Prendo Realizziamo 16 catenelle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16. Saltiamo la prima catenella e nella successiva realizziamo una maglia bassa. Altre 2 maglie basse. E siamo a 3 in tutto. Poi 9 maglie alte. Una, due, tre, quattro. 5, 6, 7, 9. E finiamo con
3 maglie basse, una, due, tre. Una catenella, voltiamo il lavoro e ricominciamo con 3 maglie basse, una, due, tre. Nuovamente 9 maglie alte, una, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto e nove e finiamo con 3 maglie basse, una, due, tre e chiudiamo così con una maglia bassissima. Poi prendiamo il ferretto verde da 0,40 mm e ora lavoriamo inserendolo. Poggiamo bene sul lavoro e lavoriamo tutto a maglia bassa. Prima questo lato e poi anche l'altro. Tutto a maglia bassa. Siamo quasi sulla punta. Pieghiamo un pochino il ferretto. Una catenella e ricominciamo nuovamente a maglia bassa anche su questo lato. Anche di queste foglioline dovrete realizzarne tante in base alla grandezza del ramo di fior di pesco che volete ottenere. Ok, sono arrivata alla fine, tiro il filo, taglio, faccio il nodino. Sistemo, metto in pari un po' il ferretto, sistemo bene la foglia e arrotolo così, metto anche il filo qui in mezzo e arrotolo il tutto. Questo invece che l'ho lavorato dentro nel lavoro, posso tagliarlo. E la fogliolina è Ok, pronta. Ora pronta. prendiamo i pistilli, questi rossi. Io ne ho scelti 10 e una volta piegati poi in due rametto diventeranno 20. Mettiamoli bene alla pari. Poi con il ferretto verde al centro cominciamo ad arrotolare per bloccare. Poi li pieghiamo in due alla stessa altezza e nuovamente passiamo il ferretto in modo da fissarli bene, che così non si muovono. Tagliamo il filo. E arrotoliamo così e cominciamo a passarlo qui al centro del fiore. Passiamo bene
modo da far passare anche il filo verde che non si deve più vedere, a circa questa altezza. Pieghiamo momentaneamente così, in modo da arrotolare bene tutti i fili intorno al gambo. Riprendo nuovamente il ferretto verde e blocco bene il tutto alla base. Poi prendo la gutta perca marrone e rivesto bene tutto il gambo. Così. Carino, vero? Semplice. Ora, per finire, dobbiamo realizzare anche i sepali. Per cotone verde realizziamo 6 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Chiudiamo a cerchio con una maglia bassissima. Nel cerchio lavoro 10 maglie basse, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. E chiudo con una maglia bassissima il giro. Ora realizzo 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5. Salto la prima e nella seconda faccio una maglia bassa. Nuovamente una maglia bassa e 2 maglie alte. Una, due, salto una maglia, entro nella seconda e chiudo con una maglia bassissima. Così il primo è pronto. E ora nuovamente ripeto lo stesso lavoro, 5 catenelle, 3, 4 e 5 e poi 2 maglie basse, 1, 2, 2 maglie alte, 1 e 2. Salto una maglia di base, entro nella seconda e chiudo con una maglia bassissima e sono due. E procedo così in modo da ottenere 5 sepali. Finito. Taglio. E anche i sepali sono pronti. Ora infilo nuovamente. Porto bene in alto, così. Poi faccio passare nuovamente i fili intorno al rametto. E passo ancora la gutta perca in modo da ricoprire il tutto.
vedete? Così resta bello fissato. Poi schiacciate un pochino i pistilli, così, così è più carino il fiorellino. Poi decidete se mettere subito qua sotto la fogliolina, oppure prima ne preparate tanti e poi aggiungete anche le foglie. Io la metto qui direttamente in modo da ricoprire nuovamente tutto con la cuttaperca. Il fior di pesco è pronto. Avete visto che è semplicissimo anche questo da realizzare. Questo è il ramo che io ho cominciato a realizzare. Quindi voi dovete fare tanti di questi ramettini e poi metterli uno attaccato all'altro, sempre bloccandoli col filo di ferro e poi ricoprendo sempre come ho fatto io con la cuttaperca. Il ramo centrale si ingrandisce da solo man mano che aggiungete tutti questi fiori. Benissimo. Bene, spero che anche questo video tutorial vi sia piaciuto, che vi sarà utile per realizzare i vostri bei lavoretti, le vostre belle composizioni. Io vi ringrazio come sempre per l'attenzione e per la compagnia. Al prossimo fiore. Se vi fa piacere, iscrivetevi al mio canale, così ogni volta che realizzerò dei nuovi fiori riceverete la notifica. Buon lavoro, ciao a tutte!